Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio un po' commentare, oggi stasera, stanotte un po' commentare la partita dell'Italia. Delle tre ho visto, la prima con l'Arabia non l'ho vista, la seconda con la Francia ho visto più o meno metà o poco più, la terza me la sono vista tutta perché ovviamente ero libero. E farò un po' un discorso generale su quella che è l'Italia. Secondo me, tenendo conto della situazione attuale e degli avversari. Premettiamo che abbiamo oggi pareggiato con la peggior Olanda di sempre probabilmente, perché l'Olanda è riconosciuta come una delle squadre storicamente più interessanti e più forti, perché hanno introdotto un modo di fare di calcio, perché nel 2010 erano finaliste di Coppa del Mondo, che poi hanno perso veramente di poco contro la Spagna. Insomma, per tanti motivi diciamo che l'Olanda, questa Olanda è forse a livello di rendimento più disastrosa della stessa Italia, che perlomeno le ultime competizioni, tranne quello del Mondiale che andrà a giocarsi adesso, che non si andrà a giocare l'Italia ovviamente, insomma, ha sempre partecipato a queste competizioni. L'Olanda, ricordiamo che ha saltato pure l'Europeo 2016, quindi proprio disastroso. 1-1 però comunque, in casa nostra, cioè l'Italia, in questo caso l'Allianz Stadium tra l'altro, un risultato un po' stretto perché comunque abbiamo preso un vantaggio, le occasioni sono state da entrambe le parti, però ovviamente abbiamo sofferto la minoranza in termini di numeri dopo l'espulsione di Kricito, meritata, nel senso che Kricito non riesce a tenere il passo del giocatore olandese e fa un fallo da ultimo uomo. Detto questo, cosa ho visto? Cosa di buono? Cosa c'è di ancora da rivedere? Tanto da rivedere, quindi partiamo con il buono, perché veramente per ora è ancora poco, i valori sono ancora molto distanti. Di buono c'è la voglia e la grinta, a differenza di quello che vedevo con Ventura. Con Ventura non credo che Ventura abbia mai dato motivazioni a quella squadra, se non fosse stato per giocatori come Buffon, insomma i leader, Buffon, De Rossi, Chiellini e così via, probabilmente non saremmo neanche arrivati allo spareggio finale. Questo perché saremmo dovuti uscire ben prima, secondo certe logiche. Invece Mancini credo che stia dando veramente molta motivazione. Innanzitutto va fatta una premessa, cioè che le tre partite che abbiamo visto sono sperimentali. Ha sperimentato Mancini, giustamente direi, al di là del fatto che si rompe il ranking, ma non possiamo guardare il ranking ora perché il nostro obiettivo è costruire una squadra che ci porti di qui ai prossimi 2-4 anni ha degli obiettivi interessanti. Al di là di queste prove, però, ho visto tanta voglia di mettersi in gioco da parte di tutti i ragazzi, soprattutto su tutti quanti i giovani che hanno, cioè pensate che oggi, tolto Bonucci che è rimasto in panchina, è entrato solo dopo, il giocatore con più presenze che c'era in campo era Insigne, che ha veramente poche presenze. Dopo Bonucci c'è adesso De Sciglio con 36 presenze, che sono anche non poche, ma insomma, mezza via. E Balotelli subito dietro con 35, quindi vuol dire che anche quelli più, sono più rodati nel giro nazionale hanno non tante presenze. E quindi giovanissimi in campo, oggi in queste tre partite ci sono stati molti debuttanti, mi pare che Mancini abbia fatto debuttare 5, con oggi 5, e quindi chiaramente parliamo di una nazionale veramente fresca, giovane e senza nessun rodaggio. Quindi va anche premesso questo, siamo al punto 0, un punto 0 che ovviamente necessita di tempo. E abbiamo fatto in questo una vittoria, una sconfitta e un pareggio, quindi praticamente abbiamo fatto questi 4 punti su 9 che hanno un po' guardato, insomma, totalizzato questi 4 punti e una sconfitta, quindi è proprio un punto di partenza in cui fai lo stress indispensabile vincendo qualcosa, pareggiando e perdendo. Detto questo, tanto tanta voglia e grinta, questo sì, però ho visto tanti punti da rivedere, nel senso che ci sono ancora, secondo me questa nazionale ha del talento, non ha tantissimo talento, individuale parlo, ed è quello che manca. I nazionali, il talento individuale ha sempre fatto la differenza, pur essendo stata la nazionale italiana una squadra molto, che faceva molto gruppo, molto operaio in tal senso, però è anche vero che quando nella nazionale operaia del 2006 ad esempio i fenomeni c'erano e quindi hanno fatto sempre alla fine la differenza, del Piero che contro la Germania fa il gol, oppure i giocatori che hanno fatto gol in quella nazionale, lo stesso Materazzi come difensore era insomma, di un livello molto alto, devo dire che però in questa nazionale non vedo grandissimo talento a livello proprio talento, talenti, Totti, Del Piero e così via non ci sono. Ci sono i giocatori interessanti che vorrei vedere anche magari tra le file della Juventus, nel senso che se arrivassero sarei felice, tipo i Cristante, mi piace molto, Perin assolutamente fortissimo, forse è un unico portiere degno di nota. Chiese e così via, però insomma per ora è ancora, il discorso è ancora molto acerbo, molto al grezzo. E abbiamo preso un gol anche stupido perché in realtà abbiamo lasciato libero sia che crossava sia il David Luiz olandese perché i capelli sono simili, appunto questo Ake, che tra l'altro ho già visto da qualche parte, forse su FIFA. In ogni caso comunque abbiamo perso anche una partita che potevamo vincere.
L'Italia ha giocato molto bene nel primo tempo, nel secondo ha lasciato spazio all'Olanda, complice anche il fatto che per 20 minuti abbiamo giocato in 10 per l'espulsione di Criscito. Resta il fatto che comunque è una squadra che deve ancora rivedere molte cose e quindi avrà il suo tempo. Sperdatemi, c'è un cane che abbaia, sarà un olandese. E quindi niente, veramente c'è andato a lavorare, però le premesse sono buone. Le premesse nel momento in cui c'è un allenatore molto motivato, e molto motivato e soprattutto degli ragazzi molto motivati. Questo ricambio generazionale secondo me ha fatto bene, era giusto mettere un taglio decisivo a quello che c'è prima, a quello che c'è dopo, e magari tenere solo alcuni uomini decisivi del prima, i Bonucci, credo anche Chiellini a questo punto, adesso non so perché non ci sia, forse per l'infortunio, ma in caso credo che verrà richiamato perché Chiellini può ancora dare molto, spero, e così via. E ovviamente Zaza fa questo gol, Zaza fa il gol nella sua ex casa, quindi è una coincidenza, e lo fa anche nella stessa porta in cui segnò quel gol l'80esimo contro il Napoli. Quindi diciamo che Zaza gli porta bene, non so perché, cioè io so perché, ho capito perché, ma chiaramente Zaza ha fatto vedere e mi ha un po' ricordato quello che c'era con noi, tanta grinta, talvolta anche un po' l'eccesso, contando che ha preso un giallo per aver caricato il portiere. Nota positiva, la difesa nostra con Rugani e Romagnoli tra l'altro si vocifera sia vicino a Juve nel momento in cui Mattia dovesse andare via, ma è un altro discorso che faremo, ma soprattutto bene Rugani e Zappacosta e bene Perin che dovrebbe essere uno dei primi acquisti da Juve, veramente molto forte quel portiere, ma ne parleremo veramente. Una piccola nota negativa in tutto questo, perché è stata una bellissima giornata di calcio, dal punto di vista calcistico, non mi è piaciuto in nessun modo e condanno fermamente ancora una volta i fischi per Bonucci. E oggi si è visto tutto bello, tutto è stato bello da parte del tifo italiano, soprattutto con gli applausi per Dino Olandese, a differenza di quello che i francesi si hanno riservato l'altro giorno in Francia, a Nizza. Mi sono piaciuti gli applausi a Insigne, perché nel momento in cui si parla di nazionale i colori del bianconeri, milanisti, interisti, napoletani e così via, devono essere annullati. Non è un discorso di ipocrisia, ma è un discorso che si va. In questo momento anche la nazionale ha bisogno di un grande sostenitori che sostengano appunto la nazionale che è stata in difficoltà per molto tempo. Ma i fischi di Bonucci sono unicamente indirizzati in quanto ex Juventino e per gli attriti che ci sono stati, attriti tra l'altro esasperati, esagerati da alcune anche dai giornalisti stessi, tifosi che non hanno ancora capito Bonucci che non ha fatto sostanzialmente nulla di male, se non la delusione di passare alla squadra avversaria. Ma visto che noi talvolta, Juventini, e qua parlo di Juventino non da tifoso dell'Italia, visto che noi Juventini spesso vogliamo fare la morale, dare lezioni agli altri su come si trattano gli ex giocatori, in primis si vuole col Napoli, che sono stati duramente condannati anche da parte mia e giustamente direi, ecco che noi dobbiamo perlomeno fare quello che, non fare quello che condanniamo agli altri di fare. E quindi se la prima volta può essere che si sia il fischio, la prima volta che Bonucci è arrivato allo stadio da avversario perché poteva anche starci per motivi di un po' di delusione, diciamo così, a distanza di un anno farlo delimita semplicemente, denota anzi, una mancanza di mentalità, di maturità, che talvolta ci affidiamo, ci insomma descriviamo come fosse nostra, che in realtà accomuna tutte le tifoserie. Quindi meno lezioni da questo punto mi sento di dire che non dovremmo più dare lezione agli altri se poi ci comportiamo esattamente come loro. Mi è dispiaciuto perché Bonucci è entrato da capitano della nazionale e in ogni caso non deve essere messo in nessun modo in discussione quello che ha dato alla nazionale e alla Juventus. E oggi andava applaudito in quanto capitano e giocatore della nazionale che entrava, a prescindere dal tifo dei colori. Ecco, la nazionale dovrebbe essere quel momento in cui tutti i colori e le divisioni si annullano e oggi noi siamo stati dimostrazioni, perché quelli erano Juventini chiaramente, che non siamo ancora neanche noi abbastanza maturi per certe cose. Abbiamo vissuto tante delusioni di giocatori che sono andati da una parte all'altra, ma Bonucci è stato uno di quelle più recenti e forse più forti, ma merita credo il rispetto di tutti, a prescindere da tutto. Forza Juve come sempre, ho detto Forza Juve, ma dovevo dire Forza Italia, Forza Juve chiaramente. Forza Italia sperando che sia veramente l'inizio di un futuro molto più roseo, con Mancini. Si può fare, sono stato molto scettico con la scelta di Mancini, ma lo vedo motivato, credo che saprà crescere lui insieme alla nazionale che allena. Ciao. Paura, paura.